Libero Leonardi nasce a Jesi nel 1904. Entrò nella Resistenza con il compito di commissario politico della Quinta Brigata Garibaldi di Serra San Pietro. Con il suo esempio e la sua onestà si conquistò la fiducia dei partigiani e della popolazione. Nel suo compito di commissario politico svolgeva una funzione molto importante nel mantenere l'unità tra i partigiani, cercando di eliminare le incomprensioni fra i reparti. Svolgeva anche un compito di educazione alla politica e alla democrazia. Fermato nel corso di un rastrellamento dei nazisti il 4 luglio del 1944 a Serra San Quirico, fu riconosciuto da un soldato che in precedenza era stato prigioniero dei partigiani e che era riuscito a fuggire. Arrestato, fu torturato e seviziato per giorni per fargli confessare ciò che sapeva, ma ebbe la volontà di non parlare. Ormai in fin di vita, il 14 luglio fu fucilato e il suo corpo lasciato esposto per 2 giorni. Una mattina, sto svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Un partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano.